Ciao a tutte ragazze. Allora, io da un po' di tempo che prendo integratore di Beer Benefits. Allora, io ce ne sono tantissime, Ce ne sono tantissime e adesso sto provando uno di matcha per questo qua, per metabolismo, per accelerare il metabolismo, e l'altro invece per i capelli e le unghie. Ce ne sono un sacco di prodotti, però io ho scelto questi qua intanto per provare. E vi devo dire la verità, io ho delle unghie, guardate, di solito mi si rompono sempre e sono molto dure. Del capello non le vedo a tanta differenza, però ho notato le unghie. L'unica cosa che ho notato è questo qua, perché di solito ho delle unghie che mi si rompono sempre. Ho visto la differenza, ecco, le mie unghie sono, poi sono anche dure. E la cosa molto importante è che non sono testate su animali, non hanno coloranti e sono adatti anche e sono senza glutine. Allora, sono orsetti gomosi. Sono orsetti gomosi che vi faccio vedere, sono così, però non sono, sono gomosi però morbidi. Sono buoni anche da prenderli, perché di solito prendo quelli in pastiglie, ecco, gli integratori. E questa volta ho provato questi qua e mi sto trovando bene, ecco. Per adesso sto usando questi. E niente ragazzi, se vi interessa, c'è 20% di sconto sui prodotti anche scontati, perché ci sono anche tanti sconti, e su prodotti scontati 20% di sconto. Vi lascio tutti i link e qui sotto, trovate tutto nell'info box. Niente, oggi ragazze sono tornate adesso dal lavoro e devo fare alcune cosine e niente, facciamo un po' di pulizie, perché più che altro la mia cucina ne ha bisogno. Prima di tutto pulisco questo lavandino qua per appoggiare le cose che lavo, perché anche se non è sporco, però mi piace appoggiare le cose sul lavandino pulito, ecco. E sto usando spruzzino, che tra l'altro adesso l'ho finito, che non mi piaceva più di tanto. Dopo userò gli altri spruzzini che ce l'ho già in casa. E lavo questi 2-3 piattini che ho lasciato stamattina, perché sono andata via di fretta, sono andata a lavorare e questo capita spesso, ecco, perché ogni tanto quando faccio la mattina mi preparo qualcosa da mangiare, da portarmi al lavoro, e lascio tutto lì così. E ogni tanto metto anche dentro la lavastoviglie, però se sono due piatti li lavo così a mano dopo. Adesso non lavoro tutto il giorno, però mi sono presa delle belle ferie, devo dire la verità. Mi sono staccata un po' da YouTube e pubblico molto molto meno, che potrei pubblicare anche di più dei video, però non lo so, mi è passata la voglia di pubblicare, non lo so. Si vede che è un periodo così, poi dopo semmai in autunno incomincio a ripubblicare più video, però per adesso mi trovo bene così, ecco. E forse anche il caldo, ecco, perché quest'anno c'è stato un bel caldo, almeno per me. Io questi caldi qua non ricordo, questo caldo qua è insopportabile, ecco. Quest'anno vi dico, avevo acceso anche aria condizionata perché non ne potevo più. Poi giustamente con questo caldo qua uno non vuole fare neanche le cose, ecco, in casa, anche se li facevo, però non ho fatto le pulizie grandissime, ecco, proprio giusto e necessario. Però adesso quando verrà un po' più freschino incomincio a fare anche le cose, le pulizie, diciamo, quelle come si deve, da cima in fondo, no? Che ogni tanto bisogna di fare, ecco. Anche se c'è ancora caldo, però tipo ieri ho fatto la torta, oggi devo stirare, così faccio un po', un giorno faccio una cosa, un altro giorno faccio un'altra cosa, mi prendo molto con calma, ecco, tutto quanto. Prima ero un po' più di fretta, facevo le cose molto, sì, molto veloce, ma veloce di tutto, ecco. Adesso mi sto riprendendo un pochettino, ecco.
E niente, a me piace moltissimo questo portasapone che l'avevo comprato da Zara, e secondo me è molto bello e sta molto bene in cucina, perché quell'altro mi si è rotto e non sapevo cosa mettere, e ho trovato questo qua e secondo me è carino. Ho visto tantissime cose da Zara, mi piace molto. Adesso quando avrò due soldini sicuramente cambierò anche il bajour che ce l'ho in camera da letto. A me piacerebbe il bajour che ho visto, però ho visto solo sul sito, non ho visto da Zara Home, ecco, però sicuramente li comprerò. Vorrei cambiare anche il lampadario, abbellirla un po' e fare due o tre cambiamenti, ecco, niente di che, però ogni tanto mi piace anche cambiare qualcosina, ecco. Come questo vassoio qua che avevo comprato al mercatino dell'usato, ho cambiato solo la stoffa dentro, è venuto carino, ecco. Anche mi piace ogni tanto cambiare, comprare qualcosa anche dal mercatino dell'usato, no? Però non sempre trovi qualcosa, ecco. E il bajour invece ho guardato tanti negozi e anche sul sito, così ho visto solo da Zara Home, per questo dico che andrei a comprare lì, anche se di per sé non ho ancora visto niente, ecco. Però mi piacerebbe in ceramica, ecco, bella grande bajour in ceramica. E poi lavo anche la macchinetta del caffè, sicuramente anche voi vedete che cambio macchinetta del caffè ogni 2-3 mesi, ma siccome è quella prima macchinetta automatica e mi si è un po' rotta, adesso la riprovo a utilizzare, vediamo, però sì, mi è rimasta quella con le capsule, questa qua e poi basta. Quelle con le capsule adesso ho finito di usare perché costa tanto, anche comprare le capsule costa tanto, secondo me, la differenza tra comprare caffè così sfuso, anche perché guardare i prezzi, perché prima compravo sempre i chicchi del caffè, no, perché macinava lei, però la macchinetta del caffè, quella che macina, costa, cioè andiamo su 1000 euro, ecco, la macchinetta che vorrei io, però non mi va neanche spendere tanti soldi, ecco, perché le macchinette si rompono, ecco, e allora non ne vale la pena, secondo me. Questa qua invece avevo un prezzo giusto, e quella con le capsule invece mi ricordo che avevamo vinto una lotteria, ecco. Ecco perché ho tante macchinette, però anche quella che macino, non ho ancora, quella che macino i chicchi del caffè non ho ancora buttata via, ecco, perché l'abbiamo pulita per bene, adesso rivediamo se riesco a riutilizzare, perché ultimamente facevo l'acqua proprio, non il caffè ma l'acqua, e allora non è neanche buono, ecco. Però la prossima volta adesso ci guardo, perché ho tantissimi chicchi di caffè, che tra l'altro ho provato di macinare il caffè, e su questa macchinetta qua il caffè non va, non so perché, però non va, e niente, non so però cosa farmene con tutti i chicchi del caffè che ce l'ho, ecco, ce ne avrò 3-4 kg di caffè e basta, adesso riproverò e vediamo come va, e se no tengo questa qua. Scusate se ogni tanto cambiamento della voce, però ogni tanto mi capita. Più che altro che sto facendo questo video qua la mattina presto, che è appena sveglia. Se vedi con un'aria condizionata mi fa quell'effetto qua, ecco. Questa pila qua da stirare, anche tutta questa qua.
Auguri. Spero che il video vi è piaciuto, vi ho fatto un po' di compagnia anche oggi. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti.